Allora, ultimo giorno di Leopolda, un bilancio di questi tre giorni che hanno visto Firenze al centro dell'attenzione nazionale per più motivi, insomma, a partire dall'anniversario dell'alluvione. Un anniversario importante perché è stata la prima prova, quella del novembre-dicembre 66, gennaio dell'anno successivo, di un movimento del volontariato che è esploso e che poi è diventato una realtà in tutta Italia e non soltanto in Italia. La cosa positiva è che si va qui presentando un'ipotesi di riforma della legge elettorale che i socialisti condividono interamente. Noi presentammo già a gennaio un'ipotesi di modifica che prevedeva il superamento del ballottaggio e l'allargamento del premio di maggioranza alla coalizione, è la direzione giusta. Una direzione intrapresa proprio mentre qui si parla di referendum costituzionale, due questioni ovviamente strettamente legate anche nell'opinione pubblica. Secondo qualcuno, non secondo me, la polemica è che i poteri del Presidente del Consiglio nel combinato disposto legge e referendum sarebbero aumentati in maniera eccezionale. Non c'è un articolo della Costituzione che parla di assegnare al Presidente del Consiglio un potere in più, non X poteri, un potere in più. Se risolviamo il problema della legge elettorale facciamo un buon servizio all'Italia, non ho dubbi. E per quanto riguarda, tornando a Firenze, in questi giorni se ne parla molto anche sul fronte delle infrastrutture, dell'alta velocità, eccetera. Cosa pensa di questi cambiamenti in corso? Noi abbiamo posto alcune domande, il sindaco di Firenze Nardella l'ha fatto da par suo, il ministero l'ha fatto a sua volta. Si vanno definendo delle risposte che tengono dal punto di vista tecnico e tecnologico, aspettiamo la loro formalizzazione e poi naturalmente viene presa una decisione.